schia, piaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai, mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la crew, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Per tutti i miei contatti, per conoscere il mio sponsor o se hai bisogno di un account con soldi e rango, leggi attentamente la descrizione del video e ricorda di lasciare un like. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0. Ragazzi, oggi andremo a modificare la nuova Vigilante, ragazzi, l'auto che Rockstar ha inserito, più comunemente conosciuta come Batmobile. Anche se mi dissocio completamente da sta cosa, perché secondo me è una batta cagata, però comunque sia, va bene, andiamo a vedere le varie modifiche che ha quest'auto, che in pratica sono zero, ha zero modifiche ragazzi, giusto le cose base come state vedendo, e non ha nient'altro, quindi è inutile che stiamo qui tanto a parlare di modifiche, perché le modifiche sono praticamente assenti, praticamente nulle, non c'ha un alettone, non c'ha una cazzo de presa d'aria e soprattutto non vale il cazzo come auto, anzi vale 3 milioni e rotti quando l'andiamo a comprare. Però come ho già detto, io l'ho provata, in curva non gira, nemmeno col freno a mano tirato gira st'auto, quindi immaginate voi che cosa può essere. Comunque sia, eccola qui l'auto, ci mettiamo sto bel colore, anche perché solamente il colore è bello ragazzi, perché sennò per il resto è un nero crew, il nero che ho messo per la mia crew ieri, e nulla, questa è l'auto finita ragazzi, più o meno. Non so che cosa vi aspettavate voi da questa auto, ma per me, cioè, c'era poco da aspettarsi. Quello che voglio dire è che comunque le aspettative, penso un po' di tutti, siano state deluse, eh? È come da, non lo so, un giocattolino a ragazzino secondo me, perché questa qui è un giocattolino che oltretutto non va neanche bene come giocattolino, capito? E il discorso ragazzi è che un'auto, sì, esteticamente potrebbe essere carina a gusto di chi piace questo genere di auto, a me sinceramente non è che mi entusiasma molto, pensavo magari fosse un pochino più utile per quanto riguarda l'utilità in game, ma neanche quello ragazzi. Sì, che cos'è? Ha i missili, ha la mitragliatrice, ha questo reattore tipo la Rocket Voltic, ma per quanto riguarda l'auto è veramente scarsa, perché comunque come tenuta di strada ho già detto che fa veramente schifo, nelle sterzate è qualcosa di allucinante, sembra una cassa da morto diciamo come auto, visto che stiamo in tema di Halloween, e lancia i missili, che dire ragazzi, che dire, secondo me questi 3 milioni e rotti non li vale. E poi c'è anche un'altra pecca, insomma, rispetto a tutte le altre auto che noi abbiamo comunque blindate, tipo la PC, tipo tutte le altre auto blindate che noi abbiamo, questa è veramente una cagata pazzesca, perché basta una bomba del lanciagranate, una bomba normale, un missile o una qualunque cazzo di cosa e salta in aria. Cioè a sto punto ragazzi è veramente inutile secondo me comprarla, cioè non trovo l'utilità di quest'auto. Poi fate voi insomma i soldi sei vostri, spendete come cazzo vi pare e basta. Adesso vi faccio vedere che basta veramente una granata del lanciagranate per distruggere quest'auto, è veramente un non so, sinceramente io mi aspettavo qualcosa di più. Comunque ragazzi, il mio consiglio è non compratela. Detto questo, poi fate come cazzo vi pare. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.